Sindaco, cari colleghi, assessore, qualcuno ha detto che non vale ripetere le cose, ma ripetete i what, come diceva un tempo. Allora, scindiamo in due le cose, prima di tutto per essere chiari. Tutti hanno criticato, quando dico tutti, parto dal Presidente della Regione, al Capogruppo del PDL in Consiglio regionale, ai territori, alle associazioni di categoria come dei medici o dei assistenti sociali, eccetera, e quindi dobbiamo dire che votare un documento che dice che il piano sanitario, la bozza del piano sanitario emanata dalla giunta regionale non ha senso. Non ha senso, se non altro, perché non ha consenso. Quando non si ha consenso, la democrazia prevede che una cosa bisogna metterla da parte. A meno che non si sia in regime di dittatura, e allora si fa passare lo stesso il documento come cosa per il bene comune. Qui non siamo, il piano non fa il bene comune, e questo siamo tutti d'accordo. Siamo tutti d'accordo anche, mi pare, ma non l'ho sentito dire molto, specie della maggioranza, che le funzioni che oggi ha l'ospedale di Tolmezzo non ha nessun senso che vengano trasferite per massa critica ad altri ospedali. Perché dico questo? Perché, ripeto, ciò che l'ospedale di Tolmezzo si è conquistato sul campo, sulla pelle e sul sangue dei carnici, e che è riuscito a proporre sia come assistenza sanitaria sia come attrattività su bacini di utenza esterni a quelli dell'azienda sanitaria numero 3, sono un bene di cui dobbiamo ringraziare i personale medico, paramedico, amministrativo, eccetera, dell'azienda sanitaria numero 3. Nessuno gli ha imposto di fare questo, è stata soltanto la caparbietà, la volontà di servizio e la capacità a provocare il fatto che l'ospedale di Tolmezzo è sì un ospedale di rete, ma non come lo intendete voi, di rete, perché deve essere una rete internos, ma di rete perché fornisce servizi difficilmente accentrabili sui famosi hub, e che sono servizi che il cittadino ha apprezzato, sia il cittadino del territorio sia quelli degli altri territori. Ciò non toglie che qualche volta ci siano anche delle critiche più o meno motivate. Il problema vero è che non si capisce dal piano sanitario perché per ottenere ciò che oggi c'è o per stilare un progetto, una proposta del piano sanitario triennale 2010-2012, non si sia partiti dalla situazione reale, presente. Ma si comincino a fare schede, e queste per me sono importanti. Sono schede che non sono nell'immaginario collettivo, ma nell'immaginario del legislatore.
E nelle schede dell'immaginario del legislatore, tutte, non tutte le funzioni e i servizi che oggi l'ospedale di Tormezzo eroga sono presenti, anzi, c'è una piccola parte, e anche questo lo ripeto, che dice che si possono dare servizi aggiuntivi se si rispettano cose impossibili da rispettare. Quindi dobbiamo trarre la conclusione che l'ospedale di Tormezzo comunque verrà ridimensionato. E allora, scusatemi, ancor meno capisco perché dobbiamo allargarci e non fare in modo che l'ospedale di Tormezzo, fermamente difeso dai suoi cittadini e dai suoi amministratori, non solo rimanga e mantenga ciò che dà, ma venga ulteriormente potenziato nei servizi in cui è carente. Faccio l'esempio dei letti fermi in area di emergenza, faccio l'esempio della necessità di avere una risonanza magnetica locale, fissa, anche perché certi sindaci, come leggo dai verbali della conferenza, si sono lamentati che hanno dovuto andare perfino fuori regione a fare delle risonanze magnetiche. E tutti hanno, poverini, tutti si sono associati, anche la vice sindaco dottoressa Galizia, la quale dottoressa Galizia nella conferenza del 10 dicembre 2009 del bar dell'assemblea dei sindaci afferma che non ritiene, si sta parlando dei criteri per la redistribuzione del costo dei SAD, dei servizi assistenziali domiciliari, ma afferma che la Regione, volendo proporre qualcosa, non presterà grande attenzione a questi 40.000 abitanti. Io dico che al di là di un... Io personalmente non avrei, come rappresentante amministratore, non lo direi mai, perché offendo comunque questi 40.000 abitanti, perché dico io che la regione di questi 40.000 abitanti proprio non gliene può fregare niente. Per questo dico che noi dobbiamo difendere questi 40.000 abitanti attraverso i suoi amministratori, devono difendere con i denti, con tutto quello che è a loro disposizione, tutto ciò che l'ospedale di Tormezzo rappresenta per il territorio. E non mi fermo all'ospedale di Tormezzo, sono anche d'accordo che l'ospedale di Gemona, che ha un senso oggi, non può non esserci, come non è stato nominato nel piano, anche perché se togliamo Gemona non sappiamo con chi rimpiazzarlo o cosa rimpiazzarlo, per cui Gemona ha un suo senso di esistere e quindi mi va benissimo scritto nell'ordine del giorno il fatto che l'azienda ospedaliera, in particolare il riconoscimento e mantenimento del presidio ospedaliero di Gemona, certo che mi va bene, ma secondo me è anche superfluo dirlo, perché non si sa come rimpiazzare l'ospedale di Gemona.